Ok, perfetto. Oggi siamo qua in questo nuovo video dove vi faccio vedere un deck molto particolare, uno spell mage, cioè un deck fatto da solo spell. E in teoria è una mano buona tutta. Decido di togliere il segreto e mi va bene perché poi a due di mana gli posso giocare un segreto, magari non è quello, ma è comunque un segreto. Mi va bene iniziare per secondo con questo deck, appunto perché il coin contando come magia va ad incrementare la mia quest. Lui non fa nulla. Io penso di andare qua a giocare. Ci sta. La missione, l'altra missione, mi do tre servitori in mano. Servitori fortissimi. Lui sta passando continuamente il turno. Penso che qua io vada a giocare quello del segreto. Così mi gioco quella. Il segreto sono due magie. E con quella sono tre magie. Dovrei giocarla quella. Qua ero indeciso tra missili arcani e tomo dell'intelletto. Ma vado per Tomo dell'Intelletto. Così sono già a 4 per la quest secondaria e a 5 per la quest principale. E vedremo solo al turno 3. Qua vado a giocare Tomo dell'Intelletto. Mi pesco due carte. Mi completo la quest secondaria. Così mi evoco il 6-6. Lui al turno 5 si sveglia. Io qua potrei o tradarglielo e perdere sicuramente il 6-6. O giocare il Principe delle Nubi, infliggergli 6 di danno e cercare di salvarmi il 6-6, con il rischio probabilmente di non fargli poi danno faccia. Ovviamente come va a finire da me? Che perdo il 50 e 50 e quindi non prende danni faccia. Gioca lo psicopompo, questa è una grandissima giocata. Io ho il trade veramente veramente semplice qua. Esatto, con quella. Comunque sono 7 danni, io perdo il 4-4, uso il coin e con l'hero power gli traddo definitivamente il servitore lì. Mi manca una magia lanciata per completare anche la missione. Lui turno 7 non fa nulla, ma zero proprio. Io completo la missione, che fa sempre bene perché dà un hero power veramente veramente forte. Mi prendo una magia casuale, mi costa 0. E in più mi gioco a costo 3 un 8-8. Qua me lo silenzia, penso per pescare una carta. Mi capita quello che è fortissimo, perché avendo rinascita e assalto può attaccarmi due volte. Me lo distrugge il servitore 8-8, ma poco mi importa. Rinvengo il servitore da 6 di mana e invoca 2. Qua la scelta dovrebbe essere Campionessa del Sole. Esatto. E poi faccio 3 danni faccia, avendo capito che comunque lui non è un quest priest. Me lo distrugge e forse era meglio prendere cassaforte, ripensandoci. Mi toglie lo scudo divino. Comunque lì sono già 7 danni tranquilli, tranquilli. Riduco il costo delle magie ancora di 1. Vado a pescare un segreto che metterò in gioco sicuramente, tanto costo 0. Hero Power che mi dà una carta fortissima. Fortissima. In più uso lo spec e fa 5 danni. E comunque lo porto a 15. E noi siamo ancora a 30. Lui non mi ha ancora attaccato una volta diretto. E mi infligge 3 danni. Ci sta. Prende il controllo di quel servitore e mi tradderà completamente il taunt. E in più usa Kartut. Io vado di Hero Power, però non posso giocarlo quello che pesco le carte, perché ho veramente troppe carte in mano. Quindi vado a fargli il trade e mi gioco questa che è fortissima. Qua la scelta ovviamente è esatto quella, perché è l'unica Corrantolo di Morte. Le altre, avendo tutte grido di battaglia, erano abbastanza inutili. Vado a tradarli completamente Kartut. E me ne restano 2, 5, 6 in board, che quando muoiono evocano un 3-4. Che è vero che è più debole, però quantomeno, anche se lui dovesse fare rimozioni di massa, io riesco a tenere board. Si indovina la carta, buona fortuna. Ok, invoca pure Galakrond, ma a me poco mi importa. E gioca Galakrond, distruggendomi i due servitori, ma come vi ho detto prima, rievocano il 3-4, quindi mantengo board. Segreto, me lo gioco immediatamente. Doppio trade che ci sta. Infliggo 5 danni diretti, almeno gli va via lo scudo, mi evoco pure un 5-5. Vado a pescare un segreto che poi mi verrà a costare 0 e passiamo al turno. Lui gioca Siamat. Siamat è un bel problema. Mi ha dato assalto e furia del vento, meno per tradarmi i pezzi possibili. In più poi mi distrugge il 3-2. Che qua ho giocato subito la questa secondaria. Hero Power, che lo faccio sempre. E poi vado a ghiacciare il nemico evocandomi 2-3-6, completando pure la questa evocandomi un 6-6. Io ho speso in tutto ciò 8 di mana.
perché ovviamente i due dell'Hero Power non li conto. E mi sono evocato 2-3-6 e 1-6-6, cioè la forza di questo deck. Ok, lui invoca ancora. La giocata è come sempre Hero Power. E poi gioco veramente quella. Penso di andare su gelo profondo. Ghiaccia l'eroe ed evoca altri 2-3-6. E poi gli traggo il suo servitore. Ovviamente poi lui va di culo che riesce a prendere quella carta lì. Con lo psicopompo mi va a indebolire di pezzi. Ok, questo qua è il culo scandaloso che ha avuto. Io uso l'Hero Power. Quello lì è molto molto forte. Chiamo il segreto che comunque non fa mai male. Con lo psicopompo in qualche modo io lo devo buttare via. Infatti vado in trade. Perdo il pezzo. Però era da fare appunto per aumentare. Comunque se dovesse avere le spell che fanno resurrezione, la possibilità di prendere uno psicopompo da quelle spell. Ok, quella lì l'ha creata l'Hero Power. Per dirvi la potenza dell'Hero Power di Galakrond. Trade, ok, uso la doppia spell, così lo traddo, mi metto due taunt. E mentre guardavo anche quante carte avevo nel mazzo, perché non avevo per nulla tante. Ok, Drago Scheletrico che è fortissima come carta. In più si rigenera la salute. Gioca la magia, mi attiva il segreto. Sì, una carta. Beh, costo 5-4-4. Poteva capitarmi sicuramente di meglio. Quella è molto forte. Ah, molto. Decido di usare la spell che infligge 8 di danni come singolo removal. Vado a completare il trade. Il drago in mano ce l'ha. Hero Power che penso che lo faccio ogni turno perché è una delle cose più forti. Infatti. A cosa gli è capitato? E diventa un 4-6 quello là. Mi evoco un servitore, penso di prendere quello con carica. Tanto ho comunque 4 taunt, quindi prima di arrivarmi a colpire quello con i servitori, ne passa di tempo. E infatti vado a prendere proprio quello. Uso Tormenta, che va bene. Che gli ghiaccio il 4-4 così non può recuperarsi vita e gli faccio 10 danni faccia. Ho già rimozioni di massa, ma il prete non è famoso per averle. Ok, qua mi fa un trade fortissimo perché mi distrugge tutti i miei servitori. Inizio ad avere veramente poche carte. Hero Power lo faccio sempre, ma non posso utilizzarlo perché non ho slot liberi in mano per avere i tre servitori che mi darà. Qua ho pensato per un attimo al box, però poi vado per la mossa più giusta, cioè glielo ghiaccio. Cioè gli ghiaccio il 6-6 e passo. Va in trade e lo posso anche accettare. Io sono contento di questa cosa perché almeno mi va a mettere due carte in più nel mazzo che mi servono. Lui addirittura trasforma il suo 6-6 in un 4-4 e mi distrugge l'ultimo mio servitore. Qua Albatross lo vado a giocare subito. Uso l'Hero Power che mi dà un'altra carta fortissima. E vado di colonna di fuoco. Non so quanto abbia fatto una gran giocata perché era l'ultima mia rimozione ad area. Forse ho considerato che avevo anche il box di Yogg-Saron come possibile rimozione, comunque poi me l'avrebbe potuto dare anche l'Hero Power. Ok, lui mi ghiaccia l'Albatross e poi me lo distrugge. Ci dà la salute in più, ma a me non mi interessa. Pesco subito un'altra rimozione ad area. Quella che dicevo di non aver più, l'ho top deckata all'inizio del turno dopo. 2 di danni le infliggerei al 2-5 io, esatto. Ok, lui si va a recuperare ancora vita, arrivando così a 19. Quello lì, quando l'ho visto, ho pensato, buono. Cioè, se andrò mai in fatigue, almeno con quel 4-7 mi recupero un po' di vita. Quindi decido di indebolirglielo un po'. Una fireball, che penso di fargli la faccia, esatto. Il 3-3 lo schianto sul 4-5, sul 4-5 che diventerà poi 4-2 perché almeno non può attaccarmi. Lui è ghiacciato e ha 10 di vita. Okay, lui mi ruba il servitore. E alla fine gioco il box sperando in un miracolo. Distrutti tutti i servitori e già va bene. Infligge 2 danni all'eroe nemico, mi va benissimo. Distrugge ancora i servitori, poco mi importa. Infligge. 8 d'attacco al tuo eroe io qua. Sono impazzito quando. Cioè, oddio, impazzito nei limiti dell'orario perché sono comunque le 2:38. Qua vedo che vanno avanti magie, 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 magie. Finiscono le magie, mi dà addirittura un pugnale, lo attacco diretto e vado a vincere questa partita durata soltanto mezz'ora. E nulla. Avete visto il deck? Non è un deck forte perché non è forte, però è divertente. Quindi, se vi va, è un grande GG.